Sanremo Live. La sua rabbia nel tempo che è cambiato e ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma io che cosa cercavo? Che cosa ho trovato? Schegge di felicità, cerco una colpa per restare. E direi di cominciare subito con le domande. Eccoci subito qui in prima fila. Sinistra. Ciao Nina, ciao. Sono Antonella Vangallo, Radio Figliera 95 e Merito TV. Allora, la domanda che ti faccio è che non era in programma questo festival e la musica e la canzone che ti ha chiamato, puoi un po' raccontarci com'è nata Senza Appartenere? E poi una curiosità, nel 2010 ti hanno detto di fare la falcata e poi c'è stato un aneddoto, se ce lo puoi ricordare, e se questa volta invece l'emozione è di meno e quindi... Ok, l'emozione è sempre uguale, soprattutto quella della prima sera, poi perché anche per l'orchestra è così, quindi insomma per tutti, per quel conduttore, poi dalla seconda sera in poi, no, dall'inizio poi è sempre tutto in discesa. Sì, le falcate, esatto, è un aneddoto divertente, è la prima volta che ho calcato questo palco, quasi scivolo, ho fatto un mezzo Fosbury, però fortunatamente sono rimasta in piedi, ecco. E invece Senza Appartenere è una canzone che è nata durante il tour, perché molto spesso comunque sento la necessità di staccare da quella che è la scaletta canonica, quindi ho scritto qualche canzone, e questa in particolare con Giordana e Antonio, Giordana Angi e Antonio Iammarino, io li chiamo semplicemente per nome. E sai, è una di quelle canzoni che quando arrivano, essendo un po' particolare, al Festival di Sanremo potrà, insomma, io ho pensato che sarebbe stata perfetta, perché comunque può avere una vita e un'attenzione che magari all'interno di un disco, anche di un lavoro successivo, magari avrebbe avuto meno forza, no? Forse per me è molto importante, quindi è una canzone a cui tengo molto. Vivere i ricordi, io volevo salvarmi io e poi perdonarmi della vita che ho spaccato, dell'amore che ho buttato via. Adesso parlo di lividi, assolutamente no. Infatti la dedico a tutte le donne del mondo, perché per me è una canzone che celebra, no, la bellezza della donna, la luce della resilienza che brilla poi più forte soprattutto in quelle donne che hanno avuto dei traumi sia fisici, no, segni che lasciano il segno, ma anche che lasciano il segno dentro e lacerano l'anima. E sicuramente la luce di queste donne, di quelle che ce l'hanno fatta, perché hanno saputo far sentire la propria voce, perché hanno preso la paura, l'hanno metabolizzata e l'hanno trasformata in coraggio, in una dose di coraggio incredibile. E quindi è soprattutto a loro che dedico questa canzone, a tutte quelle che appunto, magari perché è molto difficile anche solamente riuscire a togliersi da certe situazioni, pur volendolo, e molte volte non è neanche abbastanza. Per esempio ieri stavo per fare, insomma, ero ospite al TG1 e l'ultimo servizio parlava dell'ennesimo femminicidio di una ragazza giovanissima, e credo che quindi, a parte il caso Weinstein, insomma, il mio primo disco è dedicato a tutte le femmine del mondo, contiene Penelope, che è una canzone che tratta gli stessi identici temi, e i dati del femminicismo, degli abusi fisici, psicologici nel nostro paese e nel mondo in generale, cioè, ma nel mondo in quello che dovrebbe essere voluto, sono ancora allarmanti, e quindi credo che, insomma, oggi anche che c'è questa attenzione mediatica, ben venga, però ricordiamoci soprattutto che questo è un problema che persiste e in tutti i settori, cioè sono le donne normali quelle che hanno più bisogno di aiuto, perché non hanno appunto un faro mediatico puntato, e quindi è a loro che il mio pensiero va. Donna siete tutti e tu non l'hai capito, donna che ha paura, donna che ha trovato il vento sulla faccia, il mare in una goccia e sconfinati il labirinto, un filo per uscire, donna non si piace, invece guarda quanto è bella, donna che si cambia mille volte. E
ovvio che siano le due donne che mi hanno cresciuto lavorando entrambe, sono mia madre e mia nonna. In un tema dell'elementare ho scritto: sono una bambina molto fortunata perché io ho due mamme, due punti, una è la mia mamma e una è la mia nonna. Quindi questo rimane ancora oggi. E ovviamente nella vita, da Nina, mi chiamo Nina in onore di Nina Simone, uno degli spiriti guerrieri più audaci e tenaci della storia della musica, una femmina nera in un mondo di maschi bianchi, bambina prodigio che ha lottato per se stessa, per tutti gli afroamericani, per le femmine, e quindi è stata per me un grande punto di riferimento. Poi ovviamente tutta la storia, dalle prime femministe a Marie Curie, è tempestata di grandissime donne, quindi a Billie Holiday, penso a Ella Fitzgerald, la voce più pazzesca del mondo, insomma tutte queste femmine che per affermarsi in tempi in cui non avevamo nemmeno il voto, per esempio, hanno fatto delle cose grandiose. Ho pensato subito a Sanremo, che potesse essere perfetta, ricevere appunto l'attenzione e avere una vita diversa, no? Rispetto magari ad essere una delle ballate all'interno di un disco. E io quando arrangio sempre io le mie canzoni, e quando ho dovuto prendere in mano questa per mettere degli arrangiamenti, l'unica cosa di cui ho sentito il bisogno, proprio perché avevamo l'orchestra di Sanremo a disposizione, sono stati ovviamente gli archi che rientrano nella... ovviamente come tra le mie passioni più grandi, insieme anche ai fiati che ci sono anche in questo arrangiamento, e credo che il suo vestito perfetto sia questo. Io la sentivo così, la musica è una cosa di sentimento, io non penso al pop, non penso al reggae, penso a un beat, a un basso e a delle vibrazioni che stiano bene sulle note che devo cantare. Vabbè, diciamo che sono una cantautrice, per cui nelle canzoni autobiografiche tutto quello che dico mi riguarda, cioè nel bene e nel male, nei momenti di gioia e nei momenti di dolore. Quindi diciamo un po' in qualsiasi canzone. Certo, grazie mille. A te. Sei splendida, grazie. Possiamo veramente parlare di tutto. Una volta le canzoni venivano censurate, John Lennon è stato ucciso per le idee, per le sue ideologie pacifiste, no? E quindi una volta forse che c'era più censura, era più difficile esprimersi, c'era meno libertà, invece si scalpitava e si rischiava anche molto di più, e si dicevano piuttosto cose, si raccontavano delle storie. Penso per esempio a Vecchio Frate di Modugno, senza andare neanche all'estero, no? Che era una canzone che mascherava un determinato tema che allora non si poteva toccare, che era il suicidio. E oggi invece, che siamo tutti più liberi, condividiamo anche quello che mangiamo, forse siamo tutti un po' che viviamo più in superficie, quindi molto spesso la musica purtroppo è sempre più intesa come intrattenimento, e ovviamente il messaggio, no, che viene lanciato è quasi sempre più ad amore o di divertimento, trascurando le tematiche sociali. Poi ovviamente cantando quello che scrivo, per esempio tutto questo disco per l'appunto è un disco che parla di amore e di bisogno di condivisione universale, più che di amore di coppia, di bisogno di pace, ma anche di svegliarci, perché dobbiamo far sentire la nostra voce. Viviamo in un secolo in cui tutti dovremmo stare bene, invece è esattamente il contrario. Diciamo che in tutta la canzone declino un po' la donna, no? A 360 gradi, nel bene e nel male, nei momenti belli e appunto frivoli, che certe volte non ci piacciamo mai, tutte queste insicurezze, invece alla fine coi tacchi, in pigiama, in tuta, ovviamente la nostra essenza non cambia mai. E ovviamente questa frase mi piace tantissimo, è anche molto liberatoria da cantare, no? Perché in quel momento del testo, nella seconda strofa soprattutto, c'è la positività, ci sono i momenti della bellezza dell'essere donne, quindi è inevitabile anche questo riferimento. Io non li chiamo.
io ciccio. Donna siete tutti e tu non l'hai capito. Perché Sanremo è Sanremo. Sanremo Live.